Ci troviamo a Cutro davanti il santuario del Santissimo Crocifisso, dove si tiene come ogni anno un'estemporanea di pittura. Sono vari artisti che si cimentano con le loro opere, insieme a me Monica Rabbia. Ecco, dottoressa, parliamo di questa iniziativa nel 2022, come sta andando? Allora, sicuramente dopo un anno pandemico siamo riusciti a riorganizzare la terza edizione, perché in effetti doveva essere la quarta, però purtroppo l'anno scorso per via del Covid non ci siamo, diciamo, permessi di fare tutto questo. L'iniziativa nasce non per iniziare, ma per riprendere un percorso già iniziato, perché comunque Cutro si può veramente definire la città dell'arte, perché ci sono molti artisti quali non hanno comunque un punto di riferimento, quindi mi sono un attimino inventata questa, diciamo, manifestazione proprio per avere l'opportunità di avvicinarli, di condividere la bellezza dell'arte, e ahimè è anche inclusiva, perché può partecipare chiunque. Non è un concorso, perché a me non piace mettere in competizione l'uno con l'altro, quindi questa, diciamo, estemporanea serve soltanto per dare inizio a una condivisione che è legata prettamente all'arte. Sono molte edizioni che si fa questa manifestazione, sono tanti artisti cutresi che poi alla fine vengono fuori con queste opere. Certo, ci sono artisti già affermati, ma ci sono anche artisti che vengono da fuori, che sono emigrati, frequentano anche l'Accademia delle Belle Arti, quindi comunque, insomma, cerchiamo di avvicinare chiunque. Si sceglie questo periodo perché comunque ci sono molti turisti che vengono da fuori, per cui hanno l'opportunità veramente di crescere, di stare insieme, di far vedere le cose belle di Cutro, che ahimè a volte sembra che non ci siano. Un'altra cosa importante è quella che attraverso, diciamo, questo percorso si vuole dare altre, diciamo, idee. Si parte con questo percorso, ma si vuole arrivare a creare uno sviluppo anche artigianale, perché noi siamo davanti al santuario del Santissimo Crocifisso, abbiamo un piazzale dove ovviamente quando vengono le persone, certo, a parte la fede, che è quella che comunque ci lega tantissimo, ma abbiamo bisogno anche di uno sviluppo economico, per cui c'è l'immaginario anche di vedere dei chioschetti, quindi chi più ne ha più ne metta, se c'è creatività si può proliferare, insomma, ad avere anche un turismo religioso. Quindi l'iniziativa è mirata anche allo sviluppo della cittadina, soprattutto di questa location che è il santuario del Santissimo Crocifisso, con questo bel piazzale che c'è davanti al santuario. Esatto, i giovani non sono nemmeno a conoscenza di tutto questo e stiamo cercando appunto di creare queste situazioni, manifestazioni, proprio per parlarne. Nella parte, diciamo, laterale di questo santuario abbiamo anche un'area picnic dove ci sono anche dei campetti, ma i giovani oggi non frequentano, per cui vogliamo appropriarci di questi spazi proprio per avvicinare soprattutto i giovani. Soprattutto i giovani che purtroppo poi sono costretti ad emigrare, Cutro ne paga le conseguenze, ne paga le conseguenze la cittadina che si spopola. Esatto, questo è un altro, diciamo, un altro problema che abbiamo, quindi se si creano delle condizioni è più difficile che i giovani vadano via, perché se vedono che le cose cambiano, se si propone, comunque se si creano delle situazioni, iniziano veramente ad amare il proprio paese. Ahimè, lo amano, però sono costretti a volte ad emigrare, così gli stessi genitori. Ma io penso che se la cittadinanza, comunque tutta la comunità, riesce a capire i nostri sforzi, perché abbiamo famiglia, abbiamo lavoro, eppure noi oggi in questa giornata di caldo comunque ci siamo messi in gioco ad allestire questo bel piazzale, ci sono gli artisti che stanno dipingendo, quindi devono capire anche, voglio dire, la fatica, insomma, lo sforzo per organizzare queste cose. Bene, mentre gli artisti dipingono, mi sembra fino alle 13, poi ci saranno i riconoscimenti questa sera probabilmente. Sì, è un attestato di partecipazione, e poi vogliamo anche sapere che cosa hanno dipinto e disegnato questi ragazzi, perché il tema è libero. Ripeto, non c'è nessun vincolo e non bisogna sentirsi legati alle troppe regole, ma bisogna dare spazio e libertà a questi giovani. E niente, poi ci sarà un momento anche di dialogo con loro e attraverso, diciamo, questa serata si parlerà anche delle prospettive future. Quello che teniamo a dire insieme a Monica
e che bisogna che Cutro abbia finalmente un suo ruolo specifico all'interno del settore artistico. Cioè, noi come città siamo stati sempre dedita all'arte e quindi dopo questi anni, insomma, che può essere proprio lo spopolamento delle cittadine che purtroppo ne paga anche l'arte, ne paga le conseguenze. Soprattutto anche perché dal nord ci arrivano voci di nostri concittadini che diciamo si fanno notare per la loro arte, e questo è un motivo d'orgoglio per noi sicuramente, ma nello stesso tempo è anche un dolore non averli qua, insomma, con noi. E quindi cerchiamo, insomma, stamattina non so se lei ha già visto, ci sono un sacco di bambini, quindi sì. Cerchiamo di programmare il futuro. E poi, come dicevo prima a Monica, quest'anno va bene la pittura, poi l'anno prossimo magari inseriremo poesia, musica o teatro, insomma. Andremo pian piano ad organizzare quella che io vorrei si chiamasse la giornata artistica cutrese, proprio con tante forme di arte messe insieme, e in modo che Cutro, ripeto ancora una volta, riprenda il suo posto nella questione artistica. Ci troviamo davanti a questo bellissimo santuario, l'Ordine dei Francescani a Cutro, com'è? La presenza è importante. L'Ordine dei Francescani, purtroppo i frati francescani alla fine di questo mese andranno via da Cutro, come ormai è tutti quanti sanno, saranno poi i diocesani a prendere, i preti diocesani, i sacerdoti diocesani a prendere possesso, ma il santuario rimarrà francescano sicuramente. Cioè questo non ci sono dubbi, sono 5 secoli di storia con i francescani, quindi continueremo fino a quando possiamo a essere francescani, finché potremo.